Quando ci si accorge che un gioco all'apparenza semplicissimo, in cui due azioni tanto banali quanto saltare e abbassarsi, vi tiene incollati allo schermo più di giochi cosiddetti AAA, è Today's facile thrilling rimanere episode is brought momentaneamente to you in part sorpresi. by Ci si ricorda Chetty's perché Chicken si Bacon, videogioca e, better than cosa the ancora più original. importante, ci si accorge che in effetti I'm saltare e Charles schivare Martinet, ostacoli and è now it's divertente proprio time come for tanti anni fa. Bit Trip Beat Presents Trip Runner Presents 2, Runner 2 Future Future Legend of Legend of Rhythm Rhythmalion è un gioco che ci porta indietro nel tempo, facendoci rivivere la nascita di meccaniche tanto facili da assimilare quanto divertenti e difficili da attuare. Nato come So, seguito di welcome Beat Trip Wonderland. Runner, questo secondo capitolo ripropone le stesse meccaniche del predecessore, arricchendolo però con nuove azioni e nuovi metodi per mettervi alla prova. Il gioco è un autorunner, ossia un particolare platform che richiede al giocatore di prendere il controllo di un personaggio che corre in automatico da sinistra verso destra. Il giocatore potrà intervenire sui suoi movimenti, ma non potrà in alcun modo fermare la sua corsa. Runner 2 parte piuttosto piano, proponendo solo ostacoli da saltare, ma attraverso una curva di difficoltà ben bilanciata propone pian piano sfide sempre nuove, con elementi di scenari a cui passar sotto, altri da deflettere con uno scudo, giri della morte da effettuare, trampolini da attivare e molte altre diavolerie che rendono il gioco molto più vario di quanto si possa pensare sulle prime. Il gioco offre un centinaio di stage e la possibilità di affrontarli tutti a tre diversi livelli di difficoltà. In base a quello che sceglierete, lo stage sarà più o meno complesso per via di una disposizione degli ostacoli più rarefatta o più fitta. I livelli poi, nonostante la natura del gioco, non sono lineari come si potrebbe pensare, visto che spesso si biforcano in più strade, opportunamente segnalate da frecce colorate indicanti la difficoltà. Alla fine delle frecce rosse di solito si trovano tesori nascosti, che sbloccano costumi alternativi per i personaggi che dovrete muovere per i livelli. In altri casi, poi, si presenteranno vere e proprie uscite alternative, che vi condurranno a nuovi esaltanti stage. Il gioco, come potete vedere, si presenta in maniera molto semplice, anche se non tanto quanto l'originale. La grafica poligonale comunque non stona con quanto proposto, soprattutto se si pensa che il gioco propone 25 sfide retro da affrontare dopo aver trovato una particolare cartuccia all'interno di alcuni livelli. In questo caso, Commander Video torna alla sua forma originale, facendoci affrontare alcuni livelli a 8 bit, la cui difficoltà comunque non ha nulla da invidiare agli stage regolari. Menzione d'onore invece per la colonna sonora e per l'integrazione degli effetti audio all'interno della musica stessa. Descriverla a parole sarebbe riduttivo, quindi preferiamo farvela ascoltare con le vostre orecchie. Beat Trip Presents Runner 2 Future Legend of Rhythmalion è un gioco che ci porta indietro nel tempo, facendoci rivivere la nascita di meccaniche tanto facili da assimilare quanto divertenti e difficili da attuare. La sua immediatezza nasconde una profondità davvero notevole, invisibile se lo si affronta a cuor leggero, ma dannatamente potente nel caso si voglia stabilire un record o semplicemente raccogliere tutti i lingotti nei livelli più avanzati.
A ciò contribuisce una colonna sonora ipnotizzante che insieme a tali meccaniche rende il gioco indimenticabile per i videogiocatori che negli anni 80 affrontavano sfide che oggi farebbero impallidire molti cosiddetti hardcore gamers. Se volete fare un tuffo nel passato attraverso un gioco inedito, questo è il titolo che fa per voi.